E se vi dicessi che è da mezz'ora che vanno avanti con questo fottuto martello, mi credete? Anche perché non sto scherzando. Di solito i rumori iniziano appena comincio a registrare. Oggi no! Perché stanno andando avanti da mezz'ora. E io aspetto. Ma che cavolo aspetto a fare? Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fancy. Di solito dopo che saluto ricominciano i rumori. Non è questo il caso. Strano. E oggi ragazzi! Prima o poi mi esploderà la gola a forza di fare così. Siamo tornati sull'animazione più divertente di sempre. Ma non solo! Perché oltre a essere divertente, è anche romantica. Dicevo, è anche romantica. Beh, io direi di non perdere altro tempo, sempre che me lo consentano, e iniziare subito. A quanto pare non me lo consento. Perfetto ragazzi, ed eccoci qua. Iniziamo con quello che sembrerebbe essere un appuntamento. Amico mio, hai una malattia incredibile ai capelli. Ma cosa fa? Ci parla? C'è qualcosa che non va... Ok! C'è sicuramente qualcosa che non va con la tua testa. Perché hai dei serpenti sotto al cappello? Cosa? Secondo me sarà un appuntamento un pochino strano. Bene, è arrivato anche lo champagne. Seppure spaventato il serpente. Ma che cavolo fa il cameriere? Va bene che questo c'ha i serpenti in testa? Mi sembra un po' esagerato volerlo ammazzare col tap. Che cavolo sta... Sì, ma sto cameriere ha dei problemi però. Che cavolo fa... No! No, vabbè, non ci credo. Ho capito! E io che capisco qualcosa è un casino. Vabbè, ragazzi, in realtà ha i poteri di Medusa. No! Praticamente quei serpenti pietrificano le persone se... vengono guardati negli occhi. Io non ci sto credendo. C'è questo qua, i poteri di Medusa, ed esce con una ragazza. Ma tu non stai benissimo, eh. E vabbè, poverina, questa qua sta per fare una fine orribile e non lo sa. Vai cara, che ti aspettano gli amici del tuo nuovo fidanzato, che ti vogliono sbranare probabilmente. Ecco, pulisci il casino. Tutto a posto. Io pensavo fossero capelli. Ma che cavolo sto guardando? Ma che sexy coi serpenti. Secondo me lui non si piace molto. Forse per il fatto che ammazza le persone guardandole. Ecco, secondo me sto piatto sta per fa... Ok. Si è salvata la statua. È arrivata la ragazza. Vabbè. Una modella. Peccato che non servirà a nulla. Non guardarla per l'amor di Dio che la ammazzi. Sì, vabbè, ma non sa neanche camminare. Stanno succedendo cose strane in questa animazione. Va che bella questa statua in questo ristorante. Ah! Senza occhiali non ci vede nulla. Eccolo! Finalmente è arrivato il tuo grande amore. Non l'ha cagato di striscio. Mi sa che ha capito che quello lì in realtà è il cameriere. Essendo che non ha gli occhiali è molto spaesata. Tipo, ma dov'è che mi trovo? Bene! Forse ho già capito che... Ah, è tornato normale. Ma in teoria non è che funziona proprio così, eh. I poteri di Medusa sono per sempre. Ti è andata bene, amico mio. Cioè, secondo me... loro vogliono far intendere che grazie al fatto che lei non ci veda un culo, non verrà pietrificata dai serpenti. Vorrebbe mettersi gli occhiali. Amica mia, fidati, lascia perdere. Ecco, brava, perché se no sei spacciata. I serpenti lì, tranquilli, si godono il pranzo. Tanto lei non cede nulla. Costa un botto, cioè non c'è neanche la cifra. Ci sono soltanto i simboli dell'euro. Neanche hanno iniziato a mangiare e già devono pagare. Bene. Che appuntamento di me. Ma baby, vediamo un po' che cosa c'è da mangiare oggi. Assolutamente nulla, che cavolo è quella roba? Sì, però il servizio non è dei migliori, eh. Prima il cameriere voleva ammazzare il ragazzo coi serpenti col tappo. Ora lanciano i piatti. Ma che meraviglia. Ma che cos'è? Vabbè, si stanno divertendo un mondo intanto i serpenti. Sì, vabbè, oggi robe succedono. Cos'è? Fruit ninja. Ma quanto è bravo questo chef. Rimangio tutto quello che ho appena detto. Lei si è spaventata, non ha visto nulla. Perché c'è una testa? I serpenti si sono immaginati che ci fosse la testa del padrone. Si sono arrabbiati tantissimo e l'hanno pietrificato. Vabbè, ma sono cattivissimi. Gli stanno dicendo falle mettere gli occhiali così la ammazziamo e ce ne andiamo a casa finalmente. Vabbè, ma... tutto normale. Lei proprio non sta capendo niente. Stai salutando chi? È una pianta. C'è qua il tuo fidanzato, un pochino verde, deve aver mangiato qualcosa che gli ha fatto male. È tornato. Tutto a posto, tesoro. Guarda lì il cameriere pietrificato. Vabbè. Oh, che dolci.
sembrerebbe andare tutto bene per il momento. I serpenti che sono svenuti. Attenzione! No! Ma che cavolo ci faccio qua? Io devo essere già a casa da 7 ore. Vabbè, l'importante... Non metterti in mezzo che i serpenti t'ammazzano di nuovo. Fermati. L'amore sta trionfando, ragazzi. Ma che vuole questo? Il conto? Falli baciare prima, no? Si è fatta notte, nel frattempo. Niente, i serpenti devono intervenire. Che cazzo? Ancora sto piatto. Cos'è? Vabbè, ma che piatto è? Io non sto capendo nulla, vabbè. Sto prendendo fuoco. Questa non sa neanche dove si trova. Potrebbe essere a casa, per lei è uguale. Riesce a fare qualcosa. Questo l'ha capito però, eh. No, ha buttato lo shampoo. Vabbè, ma tu hai dei problemi però, eh. Ma che sta succedendo? Sta morendo questo. Te lo vai a casa che stai facendo solo danni, per favore. È andata. Quello è scappato. Questa non sa neanche che sta succedendo. Ah no, prende l'acqua. Vuole affogarsi? Si sente in colpa? Ha trovato gli occhiali, attenzione! Ok, ora salva lui, ma muore lei perché verrà guardata dai serpenti e è andata. Eccolo qui, tutto a posto, guardalo! Sorpresa! E... niente, di nuovo pietrificato! È stato pietrificato 7 volte! Perché non sta succedendo nulla? Ma cos'è, immune? Allora, intanto i serpenti stavano morendo affogati. Che sarebbe stato anche un bene. Ma, cioè, li tocca, li accarezza, tipo, come se fossero anche belli. Non sto capendo soprattutto il perché sia ancora viva e non pietrificata. Questo non ce la fa più. Li sta odiando. Non si sta accorgendo di nulla, Però... Ma come? Li ha messi a lavare i piatti? Non potrete pagare il conto, Ma cosa fai l'occhiolino al serpente? Che voleva sterminare tutti. Ah, ma è finito? Ma è stata bellissima. C'è stato un po' di romanticismo misto a cose strane, divertenti. Serpenti maniaci che ammazzano la gente. Va bene. Mi raccomando, ragazzi, quando avrete un appuntamento, ricordatevi di controllare di non avere serpenti in testa. Perché potreste pietrificare le persone. Però prima di concludere, direi di andare a salutare Tommaso Riga, Claire77, Ispani Lorenzo ed Emanuele Niccoli. Ciao ragazzi, il vincitore di oggi... Tommaso Riga, grandissimo! E raga, mi raccomando, se volete essere salutati, vi basta scrivere un commento divertente sotto a questo video. E inoltre vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook e quindi se vi va, seguitemi su Instagram e sotto per mi piace, alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi, e raga, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi!